si vede, che bellezza, finalmente. Siamo tornati, non è una parola. Domani può essere che ci vada, quindi richiudiamo tutto. Però, ah no, 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 non si può dire, non si può dire, non si può dire. No, non ci invade nessuno. Siamo appena usciti da una pandemia, abbiamo fatto qualche video, poi nel frattempo una delle nostre rolling ha fatto un picco. E questo ci ha creato un po' di problematiche, poi un'altra problematica, però non lo diremo nel video. Diremo un sacco di beep, diremo Teletubbies. Però siamo tornati, siamo i Rolling Gamers. Campanella, iscrivetevi, ve lo ricordate tutte queste cose lì, tutta quella litania che facevamo, poi non si iscrive nessuno, però voi se potete fatelo, condividete il video, pure importante. Torniamo, allora, io ci sono, magari prossimamente ci sarà anche quell'uomo grosso. No, aspetta, politically correct. Uomo vissuto, perché è importante. Generoso, la circonferenza generosa. La regia bifida. Vieni così, la circonferenza generosa, giustissimo. Anche la regia magari tornerà prima o poi, non lo so, vediamo. Io ho qui questo, non so se ve lo ricordate, quindi già dovreste capire il tipo di video di oggi. Sarà un video sui giochi di ruolo, le uscite di quest'anno. Che roba! La che anno siamo, tra l'altro? Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015. 2015, vuoi dire che siamo nel futuro? 2022, i Rolling Games magari in questo 2022 faranno due video, speriamo uno è questo, quindi però vediamo, non è detto. E abbiamo una new entry, perché insomma, dopo è come nelle serie TV, no? Ma quelle belle, che si interrompono, poi tra una stagione e l'altra passano un sacco di anni e cacciano gente nuova perché qualcuno è morto nel frattempo. Venga, 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 si presenti, faccia lei. È stata la presentazione più brutta della storia, penso. A me ci ho messo tutto il cuore, però. Vai. Sì, io sono la nuova controfigura di Sauro. Snellita. Vabbè. Nellina. Però sono Massimo. Vabbè, se si impegna. E oggi siamo qui con la guida omnicomprensiva di Sante, l'angolo di Sante che ci parlerà di giochi di ruolo. Io sarò qui solo per fare sì con la testa e parlare di quello che non sa lui. Non c'è cioè, niente. C'è già prova così. Allora. Sarà il tuo valletto oggi. Ah, benissimo, non è vero, lui è bravo, bravissimo. Un preambolo. Se anche un rolling, perché magari non si sì, ma sa mai chi io. è. Scusate, c'è un treno che si è fermato adesso. Ma né quello né casa di Precotti. Vabbè, comunque. Il rumore era quello. Dai, tre, sì, in effetti. Era fermato. Ogni tanto vedrete un fine parte 1, perché lo tranceremo in per i pezzi questo video. Noi, allora, di cosa parliamo? Delle uscite e per la precisione. Un po' escurso generale su qualcosa di nuovo che è, ma soprattutto ci può creare. Sa un sacco di cose su D&D. Io l'unica cosa che non dovevi dire in questo video. Come giochi di c'è ruolo? C'è solo una cosa che non devi dire. Io quando che sono un master di D&D allora, in Italia. La parola non la devi più dire. Che D&D? Non è ah, perché tu lo so, tu non ti piacciono le sigle. Teletubbies, Teletubbies. Non ti piacciono le sigle, no? Non esiste più. Non esiste, che ha fatto? Non esiste. Non esiste. Prendiamo e a che quella giochi? Parola, la mettiamo in una scatola, chiudiamo la scatola, se prendiamo la scatola. Chiedi alla Wizard of the Coast dove sta. Chiedi a quei figli. Quindi oggi allora, è D&D, di che parliamo? Bravissimo. Di tutt'altro. Che è lungo, è bello, è figo e si fa. Ok? Questo è quello che penso di D&D. Salutiamo la Wizard che ci segue. Kickstarter. C'è un Kickstarter bellissimo, sì. C'è un Kickstarter bellissimo che dovrebbe uscire a maggio. So però che già potreste trovare il Kickstarter gratuito su la Raven Distribution. Ma di chi stiamo parlando? Allora, c'è in Italia, c'è un duo che prende, so, quelli che fanno i best seller praticamente, sono i nostri... Dopo di noi. I nostri Wizard of the Coast. Sono i Two Little Mice. Beh, i nostri Wizard of the Coast. Però ti dico quello che hanno fatto, tu dici, ah, miei coglioni. Allora, vi dirò anche il gioco. Prima però, preambolo, loro hanno fatto Broken Compass, che è uno dei giochi di ruolo in Italia e all'estero che è venduto di più. Poi, Dante's Inferno, pure lì. Che dobbiamo provare. Che abbiamo, che la regia mi dice pure che abbiamo. Che dobbiamo ancora provare. È qualcosa. Lo abbiamo. E sempre loro due a maggio faranno uscire Household, che tra l'altro il nostro canale Instagram sta pubblicizzando.
seguitelo. Cos'è bravissimo? Cos'è Household? Allora, è un gioco di ruolo con... Beh, loro hanno un design fantastico. La disegnatrice, perché se non sbaglio, lei... Io non so nulla, è di Household. È bravissima. E la tematica di questo gioco di ruolo è, per farvi capire la lore, la storia, tutto quanto, una casa dove c'era un signore supremo, tipo qualcuno che ci viveva. Abbandona la casa e questa casa viene, tra virgolette, occupata. Comunque, gli abitanti che vengono a viverla sono... tipo in, come si chiamano, i pollicini, quelli, gli abitanti piccoli del mondo di Gulliver, di Viaggio di Gulliver, non mi ricordo piccoli. E ognuno di loro ha una razza, determinate classi, e combattono per la conquista di questa casa. Quindi abbiamo tipo le fate, oppure gli spiriti elementari, adesso mi vengono in mente queste due razze, però... Tutte cose che troviamo dentro. Però combattono tempo dentro la cucina. E quando tu prendi la classe soldato, Il soldato fata, ad esempio, c'ha le lette, ma c'ha la forchetta. Sì, ma è giusto. Cioè, combattono con gli utensili della casa. Coltello no. Non la forchetta. Perché c'è chi ha anche il cucchiaio. È andata peggio. Proseguiamo. È in uscita Broken Compass, la stagione 2 e 3. Sono in uscita, potete comprarle sul Dragon Store, se non mi sbaglio. E abbiamo... Però con Broken Compass, il gioco di ruolo sempre di Do Little Mice, la stile Indiana Jones. Molto bello. Molto, molto bello. Qui invece utilizzano un D6 system, se non mi sbaglio, un D Fortune system, l'hanno rinominato loro. E questi nuovi manuali hanno... abbiamo Jolly Roger, 35€. Il tema è piratesco, quindi un Indiana Jones, ma al tema piratesco. Loro si sono ispirati molto ai film, quindi qui è Pirati dei Caraibi. Faccio così. Se volete fare una bella sessione alla Pirati dei Caraibi, questo è quello che fa per voi. Anche se io qua leggo un'altra cosa che è perfetta per fare quello. Arriva. Poi, Voyage Extraordinaire, in francese credo, è ritratto dai viaggi di Giulio Verne, quindi Giro del Mondo in 80 giorni, tutte quelle tematiche. Viaggio al centro della Terra. Bravissimo. E puoi fare un gioco di ruolo, più che l'Indiana Jones, all'avventura, però così, ambientato nell'Ottocento. Infine spin-off con What If, quindi abbiamo il crossover con la Marvel. Tempo anche, ecco, voi trovate, no, non è vero, però il mood è quello lì. Anche questo, tutti sulle 35€, e sono uscito in uscita. So che c'è un enorme mercato su Broken Compass, quindi ve lo butto. A maggio a Modena, io e Sauro eravamo molto interessati a questo gioco, che poi è scomparso perché io è da un anno. Me lo ricordo anche io questo gioco. Non ci avete fatto anche una sessione? No, però ce la volevamo fare. Alice è scomparsa, ecco, dovrebbe arrivare a Modena. Magari ce lo giochiamo a Modena, perché saremo a Modena Play e sarà in pre-order. E cos'è Alice è scomparsa? È un gioco di ruolo in cui i giocatori devono rintracciare, devono sapere cosa è successo ad Alice in questa cittadina, e non ci si può parlare. Esatto, si usa molto lo smartphone. Si usa lo smartphone. E il DM comunica tramite smartphone ai singoli personaggi che incontrano indizi lungo il loro percorso tramite carte. Interessante. Beh, diverso, forse un po' difficile, non lo so, forse per gruppi che sono un po' più avvezzi al gioco di ruolo. Potrebbe essere, no. Anche se, però. È da provare. Bravissimo. Ci butterò i miei soldi, forse. Anche perché non dovrebbe costare tanto. Poi Agron è una società che vende giochi di ruolo e ha dei titoli, niente male. Partiamo subito con le espansioni di Lex Arcana Kickstarter, che sono in uscita, mi sembra ad aprile, quindi adesso. Italia 40€, Dacia e Tracia 40€, poi ve ne parlo, ve ne vanno lo specifico. Poi Brancalonia, nell'autunno del 2022. L'Impero Randella ancora 39€, l'Almanacco Menagramo 39€, tra l'altro poi col bundle assieme, l'Imperatore Pack 159€, borsi soldi, però Brancalonia, ma ne parleremo. E infine, entro maggio 2022, quindi probabilmente anche questo a Modena Play, Inferno, abbiamo la Divina Commedia 35€, la Dante Guida Inferno in italiano, lo sto dicendo in italiano, che è orribile. È brutto, forte. 45€, e Virgilio Untold Tale, perché in italiano questo. Vabbè, 45€, non è colpa mia, io ho preso la sita. 139€, tutto il pacco completo. Tutto 139€. Fine della parte 1. How far can we get if we sell?